Qui abbiamo adesso un nuovo compagno d'avventura, il mio telescopio. Attaccheremo la mia Lumix S1 con questo adattatore e lo trasformeremo in un enorme teleobiettivo. Molti comprano i telescopi per guardare le stelle. In realtà è molto più divertente usarli di giorno. Infatti, puntandoli sul cielo potremmo vedere giusto una decina al massimo di oggetti celesti. Quindi dopo un po' ci stancheremo anche di utilizzarlo. In realtà la cosa bella è portarlo in giro e guardare luoghi lontani. Infatti è proprio di giorno che noi vediamo le reali potenzialità di un telescopio, perché guardando gli oggetti prima ad occhio nudo e poi nel telescopio solo così riusciamo a vedere effettivamente quanto zooma e vi assicuro che rimarrete sorpresi. Perciò ne ho approfittato di questo giorno di zona gialla per poter finalmente uscire dal mio comune e poter andare finalmente a Tigiano sotto la Torre Nasparo, perché da qui abbiamo la migliore visuale sulla costa est del Salento, tutta la costa est, a partire da Marina Serra di Tricase fino al faro di Punta Palacia a Otranto, che riusciremo ad immortalare con questo bestione qui. La cosa bella poi invece per gli appassionati di fotografia è che possiamo attaccarlo alla nostra macchina fotografica e utilizzarlo come un enorme teleobiettivo, con alcuni compromessi. Adesso iniziamo però dal capire quale materiale ci serve. Il telescopio in questione è un newtoniano da 600 mm con un'apertura di 130 mm. Questo lo rende equivalente ad un teleobiettivo 600 mm f4.6. Siccome però ho montato sopra una lente di Barlow 2x, diventa un 1200 mm f9.2. Tutto quello di cui avremo bisogno, ed è per questo che io ho la mano qui davanti alla macchina fotografica, è di un anello a T. L'anello a T in questione è proprio questo, che si andrà poi ad agganciare all'oculare del nostro telescopio. Inoltre poi io ci ho attaccato un adattatore da obiettivi Nikon a L-mount, perché avevo comprato questo anello a T per Nikon, ma sostanzialmente è solo questa cosa che vi serve ed è per questo che tengo la mano davanti, perché sennò ho il sensore scoperto. Dopodiché, una volta attaccato al telescopio, finalmente apparirà la magia. Normalmente in un telescopio qui dobbiamo inserire l'oculare. In realtà adesso lo andremo a togliere proprio perché metteremo la nostra macchina fotografica. Il problema è che molto spesso avremo dei problemi di tiraggio. Tiraggio significa sostanzialmente problemi di messa a fuoco. Infatti non riusciremo a mettere a fuoco ad esempio ad infinito. Perciò quello che dobbiamo andare a fare è svitare questo pezzo qui e inserirci poi la macchinetta. Il problema è che anche così rischiamo di avere alcuni problemi di messa a fuoco. Perciò io ci ho attaccato anche una lente di Barlow che mi è stata data in dotazione con il telescopio. Quindi non so se anche voi potreste averla, però comunque la potete comprare. È semplicemente un pezzetto di plastica con una lente davanti. In questo modo io riesco a risolvere tutti i miei problemi di messa a fuoco e quindi a mettere a fuoco anche ad infinito. Ci sono però alcuni problemi. Infatti questa lente, zoom un attimo cameraman, sostanzialmente su questa lente di Barlow c'è una lente veramente pessima, un pezzo di plastica, un fondo di bottiglia, chiamatela come volete. Perciò la qualità delle nostre riprese o foto calerà drasticamente. Perciò se potete cercate di utilizzarlo senza questa lente di Barlow, anche perché questa lente non fa altro che zoomare di due volte e avremo uno zoom più potente ovviamente. Il problema è che andremo a moltiplicare anche i difetti sia della lente sia dell'aria di due volte, quindi usatela con parsimonia se potete, io la devo utilizzare sempre. Finalmente possiamo attaccare la nostra macchina fotografica e possiamo iniziare a divertirci girando dei video, come ad esempio degli slow motion, o girarli in 4K per poter zoomare ancora di più. E il bello è che questa cosa potete farla con qualsiasi macchina fotografica, che sia una Nikon, una Canon, una Lumix. L'importante è trovare l'anello a T che abbia l'attacco giusto, o come nel mio caso prendere ad esempio uno per Nikon e poi adattarlo con un adattatore ad L-mount. I residenti in Salento sicuramente riconosceranno alcuni di questi luoghi. Sono tutte le perle che si affacciano sulla costa orientale salentina, a partire dalla Torre di Marina Serra con la sua piscina naturale, per poi spostarci verso Tricase Porto con il suo incredibile castello rosa. La Torre del Sasso, fra Tricase Porto e Andrano.
il mio luogo preferito del mio paese. Castro, la perla del Salento, con il suo lungomare e il muro che delimita il porto. Spostandoci ancora un po', troviamo Santa Cesarea e qui, anche se poco visibile, si vede anche Torre Miggiano, oltre che ai suoi eleganti palazzi. Infine, la punta più ad est d'Italia, segnata con il faro di Punta Palagia, Otranto. È incredibile come riusciamo a vedere chiaramente un faro distante 40 km. Un'altra cosa che potrete andare a fare con la vostra macchina fotografica, se ve lo consente, come ad esempio la mia, è andare ad applicare un crop sul sensore. In questo caso abbiamo una full frame, perciò andando qui possiamo scegliere di registrare o in APS-C oppure su questo pixel fratto pixel, che sarebbe semplicemente un micro 4 terzi, andando quindi effettivamente ad applicare uno zoom ancora più potente. Guardate adesso quanto ho zoomato rispetto al pieno sensore. Il problema è che, ricordatevi, zoommando sì zoomiamo, ma moltiplichiamo anche i difetti della lente e dell'aria soprattutto. Abbiamo scelto una giornata che, attenzione, non è né buona né cattiva. Infatti abbiamo un'aria molto ferma, con poca umidità, e abbiamo abbastanza visibilità. Addirittura riusciamo a vedere l'isoletta di Otoni in Grecia, che purtroppo comunque non ha una visibilità ottima, perciò riusciamo a vedere giusto una sagoma all'interno di questa macchina fotografica. Proprio il fatto di questa lente di Barlow, secondo me, va a diminuire drasticamente la qualità dell'immagine. Infatti, se noi mettiamo l'occhio direttamente all'interno dell'oculare, quindi senza la macchina, andiamo semplicemente a mettere il nostro oculare, avremo tantissima nitidezza. È una cosa veramente spaventosa, sembra addirittura più nitido dell'occhio umano, non so come spiegarlo, però mettendo la nostra macchina fotografica il risultato sarà veramente scadente, non so perché, però va benissimo per divertirsi. La cosa veramente tanto divertente e provarlo sui ritratti. Quindi adesso prenderemo come cavia il mio cameraman Phoenix, che si allontanerà un bel po' finché faremo un primo piano e poi una figura intera, sempre che ci riusciamo, a meno che lo zoom non è veramente tanto, per vedere anche lo sfocato che fa questo teleobiettivo. Phoenix, sei pronto? Sì. Ed eccolo qua, guardate, adesso riusciamo a vedere praticamente i suoi occhi ed è grosso modo ad una decina di metri di distanza. Adesso abbiamo un primo piano, possiamo dire, ancora molto stretto, e la distanza è praticamente raddoppiata, se non triplicata, siamo a 20-30 metri. E adesso abbiamo grosso modo una figura intera. Guardate come c'è praticamente un minimo di sfocato. In realtà non riesco a capire se lui è a fuoco oppure no, però abbiamo comunque una profondità di campo a questa distanza qui. Guardate dove è finito, è veramente lontanissimo. Forse abbiamo raggiunto i 100 metri e non riusciamo a far stare una figura intera all'interno dell'inquadratura. Veramente incredibile. Spero che questo video vi abbia un po' fatto divertire, incuriosire e vedere coste del Salento da prospettive che non avevate mai visto. Perciò, se vedo che questo video vi è piaciuto, posso decidere di portare il mio telescopio in altri punti e mostrarvi altre prospettive ancora. Magari suggeritemele sotto nei commenti. Perciò adesso il video è finito. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace qui sotto, iscrivetevi al canale per non perdere nessun'altra novità, e noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14, sempre qui su MD, la tua droga quotidiana. Ciao!